persone, no? Come si è presentata il cristianesimo, eccetera, ci sia la persona che ci va dentro e ci va dentro fino al collo dando tutta la propria vita. Questo qua perché pulsione, voluto... è l'effetto della pulsione di morte? Claudio, Claudio, no, lascia stare. Sì, sì. Cioè, io capisco che tu giudichi le cose dal tuo punto di vista, naturalmente devi fare un salto e vedere il punto di vista di questa persona che sta parlando. Per... vedo questo era un fisico, era un professore, ti dico subito, era Enrico Medi. Non so se l'hai mai sentito. No, nominare. Ma... comunque, non è... ecco, visto che siamo in tempo di imprese, no, spaziali, sto qua commentava molto spesso quando è stato lo sbarco sulla Luna, no? L'Apollo, eccetera. E era molto, piaceva molto, insomma, alla gente, lo chiamavano in televisione, lui e poi l'altro lì da New York che faceva, chi era? Sì. Era Orlando, eccetera. Beh, insomma, era conosciuto. Comunque questo qua ha insegnato per 40 anni nell'università, no? Poi è sempre stato un cristiano, no? Ed è morto anche. Ma perché ti ho portato questo esempio? Perché questo, secondo me, vabbè, tu dici questo è andato per la tangente, è andato via, ma io dico, di fronte a una persona che però si gioca la vita su queste idee, e questo l'ha probabilmente, non so, l'avrà studiata, sì, l'avrà approfondita. Se l'ha anche fregata la vita, se l'ha anche rovinata. Ma non credo che se l'hai rovinata. Marco, ma io ho visto gente morire per il proprio padrone. Cioè, il comportamento del cane... No, io vorrei farvi ammettere questo, che se anche uno prende una cantonata, però entra in questo tipo di rapporto con la religione, per cui poi modifica tutta la sua vita in questa ottica, no? E trova un equilibrio, trova una capacità secondo me è un sistema di vita migliore che se non avesse elaborato qualsiasi altra idea. Cioè, a un certo punto, secondo me, dovremmo anche accettare queste persone, perché se questo gli levavi questi... hai sentito come parlava, no? Sì, sì, ma infatti è un morto che cammina. E quel Enrico Medi non si può... è un voodoo, cioè è un morto che cammina. Ma va bene, cioè, ma probabilmente... è un morto in ricerca della sua tomba. Però Enrico Medi probabilmente si sarebbe messo a ridere sentendo le voci. Ma indubbiamente! Ecco, è questo che voglio farvi vedere. Sì, ma infatti... Lui non avrebbe, anche di fronte a una persona intelligente, perché era capace, era uno che secondo me era proprio sfasato completamente, accettava, e lui l'ha detto, lui ha vissuto per 40 anni in mezzo a un mondo di atei, a livello proprio scientifico, cioè incontrava gente nei vari, non so... Ma non ha incontrato il mondo, capisci? Non ha incontrato la coscienza del mondo. Lui discuteva con scienziati sul... Ma non ha importanza, Capisco. Però, cioè, voglio dire, certamente lo avranno messo di fronte ai duri attacchi che gli avranno portato... gliel'avranno portati da tutte le parti, compresi i vostri, voglio dire, cioè i vostri non gliel'hanno portati, non ti preoccupare, ma comunque in ogni caso quelle parole non convince nessuno, cioè... lo so, ma lui si è convinto da solo, cioè in certo senso, lui ci ha dato la vita, è vissuto, sì, guarda che è morto, cioè lui è veramente ha chiamato Gesù fino all'ultimo momento, istante della sua vita, credo. Ma sai, c'era Caffiero che è morto in manicomio e lui era arrabbiato perché dalla finestra gli dava più aria di quanto lui gli spettava. Cioè, questo che c'entra, no? Cioè, il Papa Giovanni, Pio XII, quello dei campi di sterminio, è morto con le allucinazioni di Dio. Cioè, questo non significa niente, capisci? Capisco sì e anche no, perché insomma io non credo che proprio se uno va a fondo di questa esperienza mistica e religiosa per forza diventi pazzo, oppure vada fuori veramente, perché poi nella nostra vita, allora guarda, io faccio una vita talmente semplice, lavoro tutto il giorno, no? Per la mia famiglia, e ti potrei dire che è una pazzia anche questa, perché mi sto distruggendo fisicamente, no? E mi dico spesso, ma perché faccio tutto questo? Eppure lo faccio ogni giorno, e guai se mi manca il lavoro. Cioè, il concetto di pazzia è molto relativo in questo caso. Comunque non voglio assolutamente né convertirvi e neanche portare delle argomentazioni che, escludendo assolutamente quello che è il vostro, non so, capacità di assorbimento. No, capisco che poi siete molto, molto refrattari voi davanti, però voglio dirvi questo. Se una persona a un certo punto, vabbè, lui avrà tentato di convincere anche gli altri, però fino in fondo, fino all'ultimo istante della sua vita, oltre a portare avanti una esperienza religiosa, la vive di per se stesso. Ma no, è una forma di patologia, è una forma di malattia. No, cioè, ecco, qua non arrivo a questa conclusione. Il monoteismo è una forma di malattia. Cioè, pensa che, ad esempio, a Gerusalemme esiste un reparto speciale dell'ospedale in cui vengono ricoverati pellegrini di tipo religioso da questa sindrome di Gerusalemme, si chiama. Sì. E cosa succede? Questi qua sono talmente infervorati dalla Bibbia, che sono talmente legati alla visione di Dio, che quando arrivano lì,
si pensa di diventare Giovanni Battista, si pensa di diventare Gesù Cristo e cominciano ad andare in giro a praticare. Questo è dovuto a cosa? È dovuto a una condizione loro fisica, sì, mentale e un discorso anche ambientale. Capisco, no, Francesco, capisco, però vedi, io ho fatto un errore, vi ho presentato solo 2 minuti del discorso e forse è stato anche il più sbagliato. Scusa, credevo di cosa? Avere... No, perché sapete perché? Perché se io ho una decina di cassettine di discorsi che faceva in giro, andava per le basiliche, eccetera, lo chiamavano anche a parlare dei sacerdoti. Lui era un professore universitario, quindi non era, però attaccava profondamente il comportamento alle volte molto poco cristiano sia della gerarchia ecclesiastica e sia anche del popolo. Perché guarda, non era la Chiesa cattolica cristiana. Non era un bevuto completamente, cioè questo diceva ai preti: guardate che voi vi giocate veramente la diffusione del cristianesimo se vi comportate così, perché non siete preti crocifissi, non siete preti santi, avete guarda lasciato che io del crocifisso ho una grande, cioè non la considero per niente, anzi lo considero un simbolo negativo. Vabbè, che lì è tutto da discutere, comunque sì, va bene. È un simbolo. Insomma, ho fatto un casotto oggi. Ci sentiamo. Ho provato e mi rendo conto che è molto difficile però fare queste cose. Ciao, ciao, ciao Marco. Io appunto volevo aggiungere, ad esempio, il discorso del monoteismo. Questo monoteista rasenta il caso patologico, addirittura so di alcuni studi recenti fatti da medici. Pronto? In cui appunto si... Pronto? Pronto? Ciao. Pronto, buongiorno a voi. Ciao, buongiorno. Dici tutto. Mi riconosci? Sì. Volevo dire che ho ascoltato le smanie e le prediche, io non ho parole per esprimere, direbbero i politici, non ho parole per esprimere il mio sdegno. Dico soltanto che questa predica è, secondo me, è impregnata, carica di sensualità. Diciamo che era in estasi mistica più terrena che mistica. Esatto. No? Francesco conferma. Sì, della voce sì, c'era proprio un richiamo quasi sessuale, proprio, non, cioè fisico. No, no, capire, più, cioè, Francesco conferma. Sì. Mi senti adesso? Sì, adesso sì. Sì, cioè, proprio... Boh, adesso senti? Sì, adesso io sì. Riconosco abbastanza bene le voci. Per quanto, sì, no, parlo pure. Non ho capito niente quello che ti dico. No, ecco, io riconosco abbastanza bene le voci. E ti posso dire che dalla voce c'era proprio un richiamo di tipo sessuale, proprio fisico. Sei distante dalla radio? No, sono vicino, aspetta. Aspetta. Sì. Boh. Posto? Pronto? Sì. Senti? Adesso sì. Bene. Ecco, io dico, riconosco molto bene le voci. Quella voce c'era un richiamo quasi sessuale fisico all'immagine di Cristo, cioè veramente, c'era un ritorno un po' particolare e che dava proprio l'impressione quasi del desiderio del contatto fisico, quasi un gusto, diciamo, necrofilo, cioè sì. Di un rapporto sessuale proprio con un morto. Comunque, prosegui pure. Sì, no, è quasi sì, magari... Tra uomini, diciamo. Esatto, sì. Tipo omosessuale, appunto, però legato quasi a un discorso cadaverico, cioè proprio di necrofilia. Sì, sì. È una cosa spaventosa. Claudio, dimmi. Volevo dirti un'altra cosa. Sai che la settimana scorsa ti avevo chiesto, non sì. Arrivo bene neanche a spiegarmi. Dopo, però... scusate. Dopo però c'è stato un intervento verso la fine della vostra trasmissione sì. Di una ascoltatrice che praticamente ha chiarito quello che io volevo sapere. Ho capito, non ho presente adesso. Susanna. La Susanna, sì. Sì. Praticamente ha chiesto quello che volevo sapere io. Ho capito. Poi ho ritelefonato ma ormai eravate in chiusura. Già fuori. Sì, quindi sono... Va bene, ecco. Io comunque avevo già la cassetta, se tu la volevi te la facevo avere. Sì, io mi riascolto perché mi interessava anche sapere l'elenco dei vostri libri, però siccome ho registrato sempre tutte le vostre cassette, allora sì. Penso che nella penultima ci sia un po' una risposta che tu dai a un ascoltatore, mi pare che tu abbia fatto un po' l'elenco dei libri. Sì, beh, ma troverò tranquillamente l'elenco dei libri, di una signora, sì, che lo chiedeva. Sì, ma se tu, io adesso metto giù, se tu li puoi ripetere. Va bene, d'accordo. E poi mi dici come cosa, poi... Vabbè, d'accordo. Ti ascolto. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Allora, vediamo un attimo, do l'elenco dei libri che io ho scritto, che però normalmente li regalo. Beh, alcuni scritti di Claudio sono pubblicati sui bollettini dell'istituto che noi inviamo gratuitamente. Sì. Chi li vuole appunto scriva, un studio di politeistica, c'è la postale 53. Ma li regalo, ma no. Sì, ma comunque tanti dei tuoi scritti sono stati sui bollettini che noi esatto. Inviamo gratuitamente, perciò se uno scrive
al nostro indirizzo, no, sicuramente gli verranno inviati gratuitamente i bollettini. Non sono tutti gli iscritti, ce n'è una parte comunque. E così proprio bastano per fare un assaggino. Del tuo va bene, dopo comunque, diamo... da pure l'elenco, no, se vabbè, c'è un'altra telefonata, sentiamo un attimino. Pronto? Pronto? Ancora Gianni, dimmi. Visto che Marco mi aveva chiamato in causa, perché diceva che gli interessava sapere il mio parere a riguardo quella registrazione, vedi? Sì. Devo premettere, io sono molto anziano e ho cominciato il mio processo di purificazione, lo chiamo così, da quando avevo 14-15 anni. I primi anni, quando sentivo queste cose, avevo un crampo allo stomaco, cioè mi dava veramente un qualche cosa di fastidio veramente fisico. Poi col tempo, ciò che mi preoccupa di più di queste cose qua non è tanto la risposta personale che può servire per coprire le proprie paure, certamente col finire della vita diciamo vengono in mente dei pensieri, delle paure e ognuno cerca di dare una propria risposta, c'è chi si rifugia nella fede assoluta e in quella maniera lì affronta il travaglio della morte, ma quello che mi fa più pensare è l'aspetto politico della cosa. Cioè quando la religione diventa strumento di potere, e questo sì è un danno per la società, cioè anche tutti i giorni quando noi accendiamo la televisione per guardare, guardate che quasi quotidianamente c'è un'apparizione del Papa, non per dire cose importanti, dice sempre le stesse cose, ma l'importante è fissare nella mente dei telespettatori questa immagine che dall'alto ci indica come dovete fare. Chiaramente dopo questa immaginetta ne esce tutta fuori l'organizzazione, ecco che allora si parla di stato sociale, ecco che allora si parla di questo, ecco che allora si dice va bene questo e non va bene l'altro. E questo è il potere. Per me una cosa che si è vista molto bene, quando il Papa è andato in visita a New York, no, a Washington, con Clinton, che è l'uomo proprio riconosciuto ormai il più potente del mondo, no? Perché oggi, come oggi, con la caduta diciamo dell'impero, sì, è il mano delle leve, certo. Certo, è il più potente del mondo. Ebbene, Clinton, man mano che si avviavano verso la Casa Bianca, camminava tre passi indietro, certo, da votiva. E non solo per omaggio, come qualcuno ha detto, ma anche perché veramente Clinton è a capo della nazione più forte militarmente del mondo, ma il capo veramente politicamente più forte è proprio il Papa. È chi domina gli uomini, no? Eh sì, perché questo è l'aspetto, direi, più importante che si può anche capire da quella registrazione. Cioè dopo la risposta personale, quella è una cosa... diciamo che può essere vista anche con un po' di tenerezza, perché se uno diciamo di fronte alla morte non riesce a affrontarla, io dico da uomo, ma qualcun altro diciamo può dissentire da questa cosa, no? E cerca in qualche maniera di aggrapparsi a qualche cosa, come quello che si annega, che istintivamente cerca, se sente qualcosa di sotto, certo, si aggrappa, no? E così fa la nostra mente. Io questo lo capisco e spero di non caderci anch'io in questa cosa qua, ma per quanto temo che quando sei in ultima è molto facile. Però la cosa più importante è proprio l'aspetto politico. Questo è quello che volevo dire all'amico Marco. Arrivederci. Ok, arrivederci, ciao. Molto bene. Sì. Sentito che Gianni. Devi dire qualcosa? Sì, no, io appunto volevo... volevo un attimino approfondire sul discorso che si era fatto della croce. Io considero la croce e l'immagine del crocifisso con Cristo attaccato sopra un'immagine fortemente negativa, cioè la considero quasi a livello di virus, in quanto non faccio un discorso puramente, diciamo così, dottrinale, teorico o teologico, io faccio un discorso estetico. Il fatto stesso che, ad esempio, noi abbiamo questo crocifisso con Cristo attaccato, morto, cadavere, esposto, è soltanto un indice di morte, nel senso che noi abbiamo bisogno di immagini vitali, viventi. Che messaggio invia il corpo di Cristo sul crocifisso morto? Beh, la possibilità di muoversi, perché praticamente ha le mani bloccate, ha i piedi bloccati. Invia il fatto che il suo sangue è continuamente esposto, un corpo distrutto.
noi sappiamo benissimo che la condizione fisica del Cristo non può essere condizione fisica umana. Di conseguenza, se noi vogliamo fornire un modello di comportamento, ma non dico concreto, ma a livello simbolico, alle persone dobbiamo offrire sempre dei corpi viventi, delle persone che possono muoversi. Cosa può insegnare ad esempio a noi un cadavere? Proprio perché un cadavere non può insegnare assolutamente niente, perché praticamente va in decomposizione. È un cadavere, perché ad esempio in tutte quante le religioni di tipo primitivo, come le chiamiamo noi, c'è il divieto di utilizzare i cadaveri, non come diceva Freud per il gusto di toccarli, ma perché rendevano impossibile la vita, perché non potevano più trasmettere niente alla vita. Il fatto stesso che nel monoteismo utilizzano l'immagine di Cristo in maniera così esasperata, sotto forma di cadavere, è proprio perché loro vogliono contaminare, cioè vogliono dare alle persone viventi un'immagine di morte. Cioè, noi benissimo sappiamo che noi abbiamo degli arti, abbiamo delle mani che si devono muovere, che devono toccare le cose. Cristo ha le mani inchiodate e non le può muovere, non può toccare più niente. Noi sappiamo che per sportarsi abbiamo bisogno di camminare, abbiamo bisogno di avere i nostri piedi che toccano la terra, che toccano il suolo, che si possono spostare. Cristo non ce la può dare come immagine, perché Cristo praticamente ha i piedi forati, legati alla croce. Il fatto stesso è che noi camminiamo sempre sulla terra, benissimo, abbiamo bisogno di una divinità che ci insegna a camminare, pan agli zoccoli per camminare meglio e correre e marcare il terreno. Cristo è crocifisso sospeso in aria, di conseguenza dice l'impossibilità di raggiungere il suolo, di toccare il suolo. Il fatto stesso è che il suo corpo sia completamente, diciamo, ferito, che versi il sangue, è un sintomo che il sangue, che per noi è vitale, sappiamo benissimo che quando cominciamo a perdere sangue e entra un pericolo per la nostra vita, cioè la morte per dissanguamento, nel cristianesimo è portata all'estremo. Cioè, allora, vediamo che poi il corpo di Cristo dal punto di vista estetico, e prendiamo ad esempio il corpo di un malato di AIDS in fase terminale. Noi vediamo che abbiamo una corrispondenza perfetta su questi due corpi, cioè il corpo di Cristo, cadavere, assomiglia al corpo di un malato di AIDS in fase terminale o di chi ha delle malattie debilitanti che vanno a debilitarlo in maniera molto forte, che gli vanno a togliere la vita. Benissimo, questo qua significa che loro vogliono insegnare alle persone come modello soltanto la morte. Di conseguenza, al di là di un discorso teologico o dottrinale o politico, io dico che le immagini che il cristianesimo viene a propinare sono immagini negative. Giustamente, ad esempio, Freud si chiedeva perché, ad esempio, i cristiani all'inizio hanno sempre avuto il disprezzo degli strumenti musicali che usavano i pagani e hanno sempre preferito, ad esempio, usare solo la voce, perché appunto, secondo Freud e la psicanalisi, i cristiani erano legati a un fattore di religiosità di tipo anale, fecale, che appartenerebbe appunto a partire dai bambini. Il fatto stesso, ad esempio, poi, che i cristiani utilizzano le tecniche di preghiera profonda, da studi medici recenti si dimostra che la preghiera profonda porta delle alterazioni del cuore, di conseguenza porta delle malattie cardiache. E infatti, perché noi abbiamo nel cristianesimo la raffigurazione continua anche dell'organo del cuore di Cristo nelle sue mani, o abbiamo la venerazione del sacro cuore, proprio perché si vuole tirare via lo strumento che ci fa vivere, l'organo che ci fa vivere, e dire è distaccarlo dal corpo. Cioè, è un continuo richiamo dal punto di vista proprio dell'iconologia, cioè dal punto di vista dell'immagine, a delle immagini di morte, di distruzione. Cioè, la condizione che ad esempio gli dei dei pagani offrono sono sempre condizioni di vita. Cioè, noi abbiamo tutte le divinità del paganesimo che hanno ad esempio una vita sessuale. Cristo non ha mai avuto una vita sessuale, che si sappia, non ha avuto neanche la fidanzata, non ha avuto neanche un flirt, tanto per dire, insomma, cioè non ha avuto assolutamente niente. Quando sappiamo quanto è importante per noi ad esempio anche il risvolto di tipo sentimentale, la sua missione, da quello che ci viene raccontato, propinato e falsificato, è solo una missione per portarci dove? Portarci fuori di questa realtà, di costruirci la vita eterna. Ma noi sappiamo che oltre a questa terra noi non abbiamo niente, oltre a questa materia non c'è nulla. Di conseguenza quello che noi facciamo adesso sarà determinante per cosa ci darà la nostra morte. Cioè, in tutto quanto il lavoro che fa l'immagine del Cristo costruita come è costruita, serve soltanto ad annientare le persone. Cioè, nel cristianesimo non c'è nulla di divino. La croce è uno strumento di morte. È come ad esempio negli Stati Uniti, che adesso hanno la mania, ad esempio, delle condanne a morte, si prendessero la siringa letale e facessero il simbolo degli Stati Uniti. È la stessa cosa. È uno strumento di morte. Ed è uno strumento, poi, dal punto di vista simbolico, è un tappo di energia, nel senso che viene proprio piazzata sopra ai monti per bloccare tutte le energie. Dimmi Giampaolo. Scusami Francesco, sì. Ma mi hai dato uno spunto. Sì. Creare un'emozione forte per danneggiarti a livello cardiocircolatorio. Esatto. Tu guarda... Pathos, no?
ed è tipica dell'Occidente questa, sì. Nostra, proprio araba direi, araba, sì, perché loro le emozioni forti, non devi star calmo, tranquillo, guardare il fiume che passa, guardare le stelle, contemplazione, no? No, tu devi avere un'emozione forte, perché se sei emotivo allora esprimi. Invece no. Sì. Io sarei più per comprendere la cosa a livello contemplativo. Lasciami stare. Non dirmi cosa devo fare. Lascia che mi detti il circostante. Esatto. Adopero ancora questo vocabolo circostante perché mi piace molto e dà l'idea di tutto quello che ti sta attorno. Esatto. Al quale appartengo anche. Esatto. Mi sento di appartenere e il circostante appartiene a me. Certo. E io al circostante. E mi lascio guidare. Perché deve essercene uno come me, più bravo di me, più saputo di me, che deve dirmi cosa devo fare? Perché altrimenti mi perdo. Ma dove mi perdo? Mi hai messo qua tu? Io sono venuto qua. E da qui intendo andarmene come sono venuto. Tranquillamente, possibilmente, idealmente in maniera tranquilla, lasciando che il circostante mi detti cosa devo fare, non che una persona come me venga a dirmi attento perché altrimenti sbagli e ti perdi, ma dove mi fai perdere? Lasciami stare, certo. Tranquillo. Ecco, quello che mi ha fatto venire a mente adesso Francesco con l'emozione. Lascia stare l'emozione, liberiamoci delle emozioni cosiddette, che tentano di metterti in ginocchio, proprio le emozioni. Ecco, le emozioni si portano alla persona. E sì. Magari ti fa fare l'infarto, perché è dimostrato che l'infarto prevalentemente viene da un fatto... Basta mangiare tanto aglio. Psicologico anche, no? Basta mangiare aglio. Esatto. Va bene, ciao, grazie. Saluto, ciao. Ciao, ciao. No, di fatto esempio, c'è un discorso fondamentale. Sì, pronto? Sì? Senti, io sono Milly di Abano. Ciao, Milly. Ciao, senti, volevo dare un messaggio a Marco, che ho sentito prima. Sì? E siccome lui aveva fatto sentire queste cassette, sì? Già alcuni anni fa, nella trasmissione di Del Mai, ma no. Che era il movimento anticlericale italiano, sì, che sì, era una trasmissione che facevano su questa radio, no? Sì. E sono un po' esagitata per parlare. Ecco, volevo dire a Marco, buttale via quelle cassette. Ottimo consiglio. Buttale via, guarda. Io pensavo che tu avessi fatto dei passi avanti nel tuo modo di pensare, ti fossi liberato un pochino. Ma se tieni queste cassette, ha detto che è una decina, sì, di cassette, no, e se le tiene, vuol dire che ci tiene ad averle. Forse vuole fare il museo degli orrori. Buttale via. Non senti quanto pazzo è quello che parla? Non senti quanta aberrazione, quanto. Non so come dire. Squallora. Hai detto bene. Ah, guarda, buttale via, Marco. Liberati una volta per tutte. Guarda, io ho avuto un figlio morto. È morto a 23 anni. Io ho lottato, al momento del suo funerale, per togliere tutti i simboli della croce. E guarda, ci hanno dappertutto, ci hanno sulla barra, ci hanno sul libro delle presenze, erano dappertutto quel maledetto simbolo della croce, che io non lo posso sopportare, perché è un simbolo di paura, di morte, un simbolo che non so, di angoscia, di cosa. Io anche nel momento della morte, io penso che cosa che non sia voi la pensate diversamente, ma la vita non è finita. No, non è finita, noi pensiamo che non è finita. Perché c'è qualcuno che ti giudica, certo, di là, ti manda a rifare nel paradiso. Io non penso a queste cose. Io non penso che esista nell'inferno del paradiso, non neanche penso noi. Un padre celeste, certo, che ti condanna all'inferno, un padre celeste. Beh, lasciamo perdere, che ti condanna all'inferno, vabbè, lasciamo perdere. Comunque io ho lottato per togliere tutti i simboli della croce,
E c'è uno, ce ne hanno dappertutto, guarda, c'è uno sul carro funebre, ce ne hanno dappertutto. Sono riuscita a liberarmi in questo senso che ho, e sia io che mio marito abbiamo voluto un funerale civile, perché tutti, cioè bellissimo, cercate di capire cosa voglio dire, sì, mica sì. Che è bello un funerale no, civile. No, no, ho capito. Ecco, e che c'erano tutti i ragazzi, i suoi amici, li hanno buttato nella fossa qualcosa di loro, chi la sciarpa, chi un fiore, chi... qualche cosa di loro. E guarda, io non ho voluto il prete, no? Sì. È successo che, fatto il funerale, un giorno ero al campo, in cimitero, e uno della parrocchia mi dice, abbiamo fatto una preghiera per suo figlio. Ma gli sono saltate negli occhi e ho detto, ma voi chi ve l'ha chiesto? Scusami, sai. Certo. A voi chi ve l'ha chiesto? Infatti, niente? Infatti. Ecco, però loro vogliono essere dappertutto, esatto. Vogliono sapere tutto, vogliono entrare dappertutto. Esatto. Io voglio vivere la mia vita al di fuori di queste, di tutte queste aberrazioni. E loro le impongono. E loro le impongono in tutti i modi, hai certo. Capito? Ecco, comunque io voglio dire questo, che siccome Marco l'ha già fatto sentire una registrazione di Enrico Medi, sì? In una trasmissione parecchi anni fa, è veramente una cosa obbrobriosa. Marco, liberatene una volta per tutte, per il bene tuo, per il bene della tua famiglia, per la tranquillità di tutti, di tutta la tua famiglia. Poi tu fai quello che vuoi. Però questo si sentiva dalla voce che era un pazzo. Perché uno può essere anche uno scienziato, ma essere pazzo. Certo. Ecco, è un aberrato. Perché ci sono scienziati che sono totalmente atei, però è una fede, può essere anche vissuta... pensiero di fede, può essere anche vissuto, ma deve essere, non deve dare queste aberrazioni. Ecco, poi ognuno fa quello che vuole. Va bene, ci associamo con te, siamo tu completamente con te. Ciao, grazie. Ciao. Sono assolutamente d'accordo con la radioascoltatrice, invitare Marco a buttarle via, però Marco le a puoi anche... A meno che non le regali il museo, le puoi anche tenerle, insomma, no, per carità. A meno che non crei un museo dell'orrore, del crimine, vabbè, dove però, le potrebbe inserire? Però se non altro ci ha fatto parlare anche di queste cose, e questo è importante. Niente, io strappo un attimo la parola a Francesco per portare il discorso su quello che ha detto Gianni all'inizio, il concetto di anima, no? Allora, nella concezione ebraica non pensa all'uomo diviso in anima e corpo, ma è soltanto corpo. Infatti l'uomo muore e la promessa divina è quella che Gesù fa rinascere il corpo. Naturalmente questo doveva avvenire 2000 anni fa, non è avvenuto, era una truffa bella e buona. Il concetto di anima nasce in Grecia, dice, portata dai venti che penetrano nei corpi che respirano. Questa è la testimonianza sui concetti orfici riferita da Aristotele in De Anima, dopodiché viene ripresa da Platone, viene rigirata e praticamente occorrerà allora raccogliere l'anima da tutti i punti del corpo e concentrarla in sé medesima in modo che da sé possa giungere alla verità libera dal corpo come da catene, e questo è nel Fedone. Praticamente il concetto di anima non è altro che concetto di corpo luminoso. Cosa fa invece Sant'Agostino? Agostino si era accorto del pericolo che aveva il concetto di anima, perché in effetti l'uomo percepisce cose diverse da quello che è la descrizione della ragione, e allora attraverso interiore onimi habitat veritas e amare mundum non est cognoscere Deum, cioè amare il mondo non è conoscere Dio, il dualismo anima e corpo, inaugurato da Platone e sconosciuto nella tradizione giudaico-cristiana, diviene con Agostino fede popolare e persuasione diffusa nella cultura cristiana. In pratica non fa altro che sovrapporsi a quello che è il concetto pagano di anima e corpo. Ricordiamo sempre che i pagani scendono agli inferi, non col corpo, scendono agli inferi con il loro corpo luminoso, Ma Agostino non si limita a sottrarre a Platone la parola anima e il suo nesso con la verità. La verità, ricordiamo sempre che per noi è il concetto di libertà, la verità è descrizione di libertà. Ma ha scritto questa parola in un altro registro, il registro della salvezza, che ha dilatato il paesaggio dell'anima. Praticamente cosa succede? Succede che siccome non arrivava mai quella cavolo di salvezza e resurrezione dei corpi, allora intanto c'è l'anima col giudizio di Dio che manda all'inferno e paradiso, dopo arriverà la resurrezione dei corpi. Questa è una truffa di un'aberrazione che solo un mentecato, uno che disprezzava l'umanità come Agostino e come tutti i suoi successori può aver fatto.
per cui è semplicemente ignominioso. Se Orfeo ha della magia e l'interpretazione di questa magia avviene attraverso la filosofia greca, che poi ognuno se la gioca a modo suo, e nel cristianesimo non esiste niente se non un processo di distruzione degli esseri umani, cioè gli esseri umani vengono distrutti sistematicamente, messi in ginocchio, fino alla testimonianza che ci ha dato Marco, e che da mezz'ora stiamo parlando di questa testimonianza che si sta rivelando preziosa. L'ultima cosa, per prima di lasciare la parola a Francesco, che fra poco arriverà anche Mario, fra 5 minuti, è il discorso dei miei libri. Io ho scritto praticamente 5 libri fondamentali, ed è il libro dell'Anticristo, Gesù di Nazareth, l'infamia umana, il sentiero d'oro, ciò che porta a diventare eterni, e la teoria della filosofia aperta. Che cosa sono questi libri? Il libro dell'Anticristo non è altro che la somma di quelli che sono i concetti filosofici che porto avanti attraverso il paganesimo. Poi c'è nel sentiero d'oro invece sono descritte le divinità pagane, le divinità pagane dell'antica Roma, nella descrizione pagana, non come sono state tramandate dal cristianesimo. Nel Gesù di Nazareth, l'infamia umana, che è divisa in 4 parti, viene analizzato il Vangelo di Marco dal punto di vista della vita normale. Vengono analizzati 10 punti dei vari Vangeli, comparati e visti come vengono giocati. Viene descritta la relazione fra il verbo di Giovanni e il Giovanni apocrifo, e la 4ª parte parla della relazione fra Gesù e i farisei nella sua trasformazione pratica, come la Chiesa Cattolica l'ha praticata. Nella teoria della filosofia aperta invece vengono trattati tutti i principi filosofici dei post-kantiani fino ad oggi, nella eccezione del libro dell'Anticristo. E infine, ciò che porta a diventare eterno sono alcuni percorsi di stregoneria all'interno della religione romana. Questi sono i libri che ho scritto. Di solito li regalo, li vendo soltanto alle conferenze, però i costi cominciano a levitare un pochino. Adesso lascio a Francesco. Sì, beh, io ricordo che appunto alcuni scritti di Claudio sono stati pubblicati sia sulla rivista Studi Politeisti e sia sul bollettino che noi inviamo gratuitamente. Ecco, io ricordo, chi volesse appunto ricevere questi bollettini che sono usciti ultimamente, può scrivere all'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti, casella postale 53, 36063 Marostica, Vicenza. Questi sono bollettini che noi inviamo gratuitamente, non c'è nessun problema, basta che voi fate la richiesta e vi vengono spediti a casa. E poi per le altre pubblicazioni ci possiamo sempre sentire, possiamo sempre inviarvele, vi possiamo mandare un catalogo sempre gratuito, e poi appunto uno farà la sua valutazione sull'interesse o no di queste pubblicazioni. Bene, Mario mi è alle spalle, io vi do il mio indirizzo, io sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4, Marghera, Venezia, il numero di telefono sull'elenco telefonico se qualcuno vuole chiamarmi. Vi ringrazio per averci ascoltato e aver portato pazienza. Francesco, hai qualcosa da aggiungere? No, lasciamo lo spazio a Mario, che vedo che è scatenato.